Stefano Spinelli e sono il team leader di questa prima missione italiana di medicina d'urgenza qui all'European Gaza Hospital di Khan Yunis nel sud della striscia di Gaza. Siamo un team di 4 medici che è venuto qua per fare della formazione nei confronti del personale locale palestinese in un ospedale in cui collaboriamo da lungo tempo con PCRF. Che cosa siamo venuti a fare qui? Siamo venuti qui a fare un corso di formazione in ecografia clinica applicata all'emergenza-urgenza. L'ecografia clinica applicata all'emergenza-urgenza è qualcosa di nuovo anche nei nostri paesi occidentali e un settore che vede l'Italia in prima linea da diversi anni nella diffusione di questa tecnica. Non si tratta di una tecnica specifica, ma di un insieme di tecniche applicate all'approccio al paziente critico. Cominciare a pensare all'ecografo, alla sonda ecografica, come al fonendoscopio che tutti i giorni ci portiamo nella tasca del camice. L'idea è quella di utilizzare la sonda per risolvere semplici problemi clinici sul malato critico all'interno del pronto soccorso attraverso tecniche molto semplici che permettono di escludere o inserire una diagnosi differenziale e guidarci molto rapidamente nel trattamento dei malati critici che spesso non hanno il tempo di avere una diagnostica particolarmente avanzata. Fare la formazione in Palestina perché conosciamo bene il Dipartimento d'Emergenza dell'European Gaza Hospital di Khan Yunis e il loro livello estremamente alto nella gestione del malato critico, in particolar modo il paziente traumatico. Quindi vogliamo puntare in alto offrendo loro qualcosa che è estremamente competitivo, estremamente nuovo anche nei nostri paesi occidentali. Il riscontro da parte loro è estremamente positivo, c'è grande interesse e voglia di partecipazione, è sempre un piacere per noi lavorare qui perché PCRF ha investito sull'European Gaza Hospital, che è un ospedale di mente aperta e di grande potenzialità, è il secondo dipartimento d'emergenza della striscia di Gaza, quindi un grande ruolo strategico in particolar modo nel sud della striscia. PCRF ha voluto molti anni fa cominciare a potenziare questo ospedale con loro e sempre al loro fianco per cercare di renderli sempre più indipendenti nel loro lavoro. Questo credo che sia uno degli obiettivi più belli della cooperazione internazionale, non portare qualcosa ma insegnare loro ad essere autonomi, e ecco perché lavorare con PCRF è sempre una soddisfazione da parte nostra.